La legge di stabilità va nella direzione di una riduzione decisa e progressiva delle tasse e parallelamente di un'attenzione strategica alla lotta alla povertà, mettendo in condizione di utilizzare una strumentazione più snella e rapida per sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro, aiutare chi è più fragile e chi è rimasto indietro. Lo scrive Matteo Renzi in un messaggio di saluto al presidente ANCI Piero Fassino in occasione dell'Assemblea Nazionale di Torino all'Ingotto. Il Presidente del Consiglio, infatti, alla fine a Torino non è arrivato. La missione in America non gliel'ha permesso, ma la voce di una sua possibile defezione già era girata da diverse ore in città, malgrado le continue conferme ufficiali della sua presenza. Secondo alcuni, le motivazioni possono essere state anche politiche, per alcuni dissapori con gli enti locali. Fatto sta che ai sindaci ha comunque scritto, parlando di trasformazione profonda in atto, essendo lui dalla stessa parte dei comuni italiani. Quello tra comuni e governo, dice ancora il Premier, è un confronto sempre aperto e positivo e franco, come è tra chi amministra o ha amministrato una città nel rispetto dell'autonomia. Registriamo i primi segnali di un cambio di stagione per l'intero paese, per la sua economia e posizione nel mondo, e dunque per la trama fondamentale delle sue città, che stanno vivendo la sfida di una trasformazione profonda, complessa e essenziale. E conclude: vorrei ringraziarti, Piero, e attraverso te tutti i sindaci per il lavoro, la determinazione, la saggezza con la quale le città italiane affrontano questa stagione promettente. Stiamo cambiando il paese, sentiamone, esorta, non solo il peso, ma la gioia, la forza e l'entusiasmo. Insomma, gli enti locali comunque mantengono un ruolo essenziale, e a dimostrarlo c'è anche uno studio di SVG, secondo il quale il comune sarebbe largamente l'ente percepito come più vicino dai cittadini, 56% lo sostiene. Un dato che naturalmente viene giudicato con estremo favore dal presidente dell'ANCI Piero Fassino, che ha subito ricordato gli anni bui lasciati da poco alle spalle dei tagli ai trasferimenti. Secondo lo studio, l'Italia che vuole essere migliore, realizzato su un campione scelto di 3.000 interviste, i sindaci avrebbero un ruolo centrale per lo sviluppo locale, almeno per il 65% dei connazionali. Gli italiani sono certi che i sindaci svolgano un ruolo chiave per molti ambiti dell'amministrazione locale, dalla tutela ambientale alla qualità della vita, dalla sicurezza all'accrescimento culturale, fino alla lotta alla povertà e al sostegno ai giovani.